Hai appena caricato i tuoi primi brani all'interno di Spotify e ovviamente, come qualsiasi altro artista, ti stai chiedendo come faccio a fare più ascolti, come faccio a creare un seguito all'interno di questa piattaforma. Bene, in questo video io ti faccio vedere due funzioni all'interno di Spotify che io utilizzo insieme ad altri artisti per fare più ascolti. Sono funzioni ovviamente del tutto gratuite e che molti artisti già utilizzano. Dunque, per farci scoprire da nuovi ascoltatori, il metodo che solitamente si utilizza è finire all'interno delle playlist. Ed esistono due tipi diversi di playlist. Ci sono le playlist ufficiali, quindi quelle di Spotify create dai propri curatori, e le playlist non ufficiali, quindi create dai singoli utenti all'interno di Spotify. Bene, ovviamente le playlist che hanno un maggiore traffico sono quelle ufficiali. Come si fa quindi a uscire all'interno di una playlist ufficiale di Spotify e come si fa ad uscire all'interno di una playlist privata creata da un utente dentro Spotify? Dunque, per quanto riguarda le playlist ufficiali, quello che dobbiamo fare è avere già un brano in fase di uscita all'interno di Spotify. Quindi, se non sapete come caricare un brano su Spotify, vi lascio il link a un video qua sotto, guardate prima quello su come caricare un brano dentro Spotify. Bene, una volta che il brano è quindi stato inviato a un distributore per Spotify, dobbiamo selezionare come data di uscita circa 3-4 settimane. Per quale motivo dobbiamo selezionare 3-4 settimane? Per fare in modo tale che tramite Spotify per Artist noi possiamo inviare la traccia a un curatore all'interno di Spotify che ascolterà quindi il brano per decidere se farlo uscire all'interno di una playlist. Dunque, quello che dobbiamo fare ora è entrare all'interno di Spotify for Artist. E all'interno di Spotify for Artist andiamo nella tab Music e poi dopo la tab Music clicchiamo su Upcoming. Upcoming sarebbe in fase di uscita. Quindi all'interno della tab Upcoming noi dovremo vedere la canzone che è ancora in fase di uscita ma che è già stata inviata a un distributore. Bene, quindi questo brano qua poi potremo farlo ascoltare a un curatore. Ovviamente se è un brano trap verrà ascoltato da un curatore che gestisce playlist trap, se fa parte di un altro genere musicale ha un curatore che gestisce quel genere. Se il brano verrà approvato da un curatore riguardo quel genere, noi riceveremo un'email con scritto congratulazioni, il brano uscirà all'interno di questa playlist. E questo è tutto per quanto riguarda le playlist ufficiali. Per quanto riguarda invece le playlist non ufficiali, quel che possiamo fare, il metodo che io utilizzo, è andare all'interno di una pagina di un artista che fa un genere magari musicale simile al nostro. Per questo esempio sono andato sulla pagina di Draftgold e ho cliccato nella tab informazioni. All'interno della tab informazioni noi possiamo vedere a destra scoperto in e tutte le varie playlist con il quale, diciamo, l'artista ha generato nuovi ascoltatori. C'è anche il numero, se voi guardate in basso a destra, come 2000, 1000, eccetera, insomma. Una volta che abbiamo visto le playlist, ovviamente ci sono sia playlist ufficiali che playlist non ufficiali. Per quanto riguarda le playlist quindi private create da un creatore, noi ci clicchiamo sopra e andiamo a vedere il nome del creatore che ha creato questa playlist. Bene, noi possiamo cercare ovviamente quel nome all'interno di dei social, come per esempio Facebook, Instagram, eccetera, e noi possiamo insomma contattare il creatore di questa playlist e proporgli insomma la nostra musica. Ovviamente io vi consiglio di non essere dei spammoni, non inviargli brani, che ne so, un album intero, 10, 5, 6 brani, ma inviargli un solo brano e cercare di avere un rapporto amichevole. Ovviamente scrivetegli solo se la playlist che lui ha è relativa al vostro genere, ovvero se questo creatore ha una playlist di musica trap, non inviamogli un brano pop, inviamogli un brano trap. Se la playlist è pop, inviamogli un brano pop. Inviamo sempre brani relativi a quella playlist, altrimenti è inutile. E cerchiamo ovviamente di inviargli un solo brano e di non dargli ovviamente fastidio, non spammiamogli ovviamente, ragazzi. Ovviamente questo riguarda solo le funzioni all'interno di Spotify. Fare ascolti non riguarda ovviamente solo le playlist di Spotify, ma riguarda anche il proprio brand, la propria immagine, uscire all'interno di un'etichetta discografica per avere una buona distribuzione. E a riguardo di quello, nei prossimi giorni lascio un video su come uscire all'interno di un'etichetta discografica e quindi come essere approvati da una label. Se volete rimanere aggiornati su tutti i nuovi video, iscrivetevi al mio canale YouTube, il mio nome è Sharkid e faccio video tutorial riguardanti la produzione musicale e comunque riguardanti il mondo della musica. Bene, spero che questo video vi sia stato d'aiuto, se è così lasciate un bel mi piace e iscrizione al mio canale YouTube e noi ci becchiamo al prossimo video.